Campus Italia a Camerano, due squadre in cerca di riscatto. Da una parte la compagine federale giovanile proveniente da due sconfitte consecutive, dall'altra il Camerano reduce dal primo stop stagionale in casa contro la Lions Teramo. Un cordiale saluto da parte di Andrea De Aloisio dal centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti, campionato di serie A2 maschile, girone B, come detto di fronte Campus Italia e Camerano. Campus Italia in classifica con punti 4 conquistati fino ad ora, come detto in fase di presentazione, proviene da due stop consecutivi in casa contro la formazione dell'Ambra per 27-29 ed in trasferta sul campo del San Lazzaro per 27-22. Camerano che invece ha conosciuto 7 giorni fa la prima sconfitta in campionato in casa contro la Lions Teramo per 22-23, ma resta nelle alte sfere della classifica con il quarto posto, 9 punti all'attivo, con 3 punti di ritardo dalla vetta occupata da Romagna e Cingoli. Gara quindi che si preannuncia sicuramente interessante, voglia di riscatto da parte del Campus Italia da una parte, voglia di tornare e continuare a lottare per i vertici della classifica per la formazione marchigiana del Camerano. Vi dico subito che per la formazione del Campus Italia 2 sono le assenze, già risaputa purtroppo quella di Marco Zanon, che praticamente sarà lungo assente, lungo degente per un lungo infortunio nel corso di questa stagione. Si aggiunge quella del pivot Ivano Rossi per dei problemi ad una caviglia, ma già dopo lo stop che ci sarà nel prossimo fine settimana, tra 2 settimane tornerà a disposizione, quindi nulla di grave per lui. Comunque quest'oggi non è a disposizione del tecnico Riccardo Trillini. Dall'altra parte, per quanto riguarda il Camerano, che ha in panchina il tecnico argentino Fernando Luis Capurro, mancherà l'infortunato Pietro Francinella, per il resto tutti convocati e disponibili. Vi leggo subito i giocatori a disposizione dei due tecnici per Campus Italia: numero 1 Francesco Albanesi, 16 Francesco Scarcelli, 96 Alessandro Lubinati, sono i 3 portieri. Numero 5 Tommaso Medicina, 6 Federico De Ruvo, 7 Jacopo Cioni, 8 Sebastian Carabulea, 10 Alessandro Battaglia, 11 Valentino Dello Vicario, 13 Tommaso De Angelis, 14 Lorenzo Fragnito, 15 Alessandro Cavo, 17 Leo Alberto Andreotta, 18 Paul Vierer, 21 Andrea Mazzone, 23 Cristian Manojlovic. Vediamo invece alla formazione della pallamano Camerano: numero 1 Mario Sanchez, 5 Simone Giambartolomei, 6 Mattia Bilò, 8 Matteo Gardi, 10 Roberto Scandale, 11 Daniel Selmani, 12 Gianmarco Marinelli, 15 Edoardo Francelli, 17 Nicolò Brilli, 20 Vladimir Covali, 21 Alessandro Antonelli, 23 Giacomo Coppari, 24 Samuele Boccolini, 34 Alessandro Vagnoni, 99 Lorenzo Rossi. In panchina per la pallamano Camerano troviamo, come detto, il tecnico argentino Fernando Luis Capurro, coadiuvato da Davide Campana e Cristiano Giambartolomei. Sulla panca invece del Campus Italia ritroviamo il tecnico e direttore tecnico delle nazionali italiane Riccardo Trillini. Primo possesso di palla che sarà proprio per la formazione del Campus Italia. Vediamo sul parquet Mazzone, Vierer, Battaglia, poi in porta troviamo Scarcelli. Si inizia a giocare, intanto c'è anche il numero 23 Manojlovic tra i 7 di partenza per la formazione federale giovanile del Campus Italia, che ha il primo possesso di palla in maglia bianco, azzurra e verde. Risponde dall'altra parte in casacca rossonera la formazione del Camerano. Primo possesso di palla, come dicevamo, per il Campus Italia. Vierer, lo scambio ancora in palleggio, palla quindi in avanti con il recupero quindi da parte della formazione marchigiana, che può quindi ripartire, o meglio partire, perché ha il primo possesso di palla proprio in questa sfida con i giocatori quindi marchigiani, che producono il gioco in fase di attacco con Boccolini, che è entrato proprio ora sul parquet avvicendando un compagno di squadra, e va a posizionarsi nel ruolo di pivot in fase di attacco. Manovrano tra gli esterni proprio i giocatori del Camerano, centrale e terzini si scambiano palla, ancora Bilò quindi per Antonelli, palla recuperata ma c'è un'infrazione, si riparte quindi dall'arco tratteggiato dei 9 metri con il possesso di palla quindi in favore proprio della formazione del Camerano. Ancora Camerano che è in possesso
possesso di palla, c'è il recupero però, può ripartire quindi il Campus Italia in velocità con Deruvo, tiro, palla sulla traversa, sfera che non termina quindi in fondo al sacco, un po' di emozione forse al tiro per Deruvo in questo caso, conclusione imprecisa che va a scheggiare la traversa, si resta quindi sullo 0-0, ma ottimo il lavoro in fase difensiva di Deruvo con il recupero palla e la partenza quindi in seconda fase. Può ripartire Antonelli che scambia con Bilò che è il centrale, poi esce fuori dal blocco il pivot, ancora però Antonelli che va alla conclusione, palla sulla traversa, 1-1 nei legni quantomeno in questo avvio di gara, Mazzone dalla parte opposta, tiro e gol, primo gol quindi realizzato proprio da Andrea Mazzone. Per Andrea Mazzone è il 13° gol stagionale in questa esperienza con il Campus Italia. Primo gol in questa sfida che sblocca quindi il risultato con in archivio i primi 120 secondi di gioco. Punteggio quindi che vede in vantaggio 1-0 la formazione federale del Campus Italia. Ricordiamo che è una formazione composta da ragazzi tutti del 2000. Nati nel 2004 e nel 2005, quindi under 17, ed è stata proprio costituita per preparare al meglio il gruppo che poi parteciperà ai prossimi campionati europei di categoria nella prossima estate. Bilò il tiro e il gol, intanto il pareggio quindi da parte degli ospiti ad opera di Mattia Bilò, 1-1 il punteggio. Può ripartire quindi il Campus Italia in possesso di palla con Wierer per il capitano Medicina, ancora Wierer, poi la conclusione, palla che termina fuori sulla conclusione effettuata da Manojlovic che è il miglior realizzatore di questa compagine avendo in 6 gare realizzato 41 gol, il secondo è Tommaso De Angelis con 39, sono i due migliori realizzatori proprio del gruppo del Campus Italia nelle prime 6 giornate di campionato. Questa è la 7ª giornata, ricordando che sabato prossimo ci sarà un turno di stop, si riprenderà tra 14 giorni. Intanto ancora un legno per la formazione del Camerano, però c'è la ribattuta, si fa trovare pronto in porta Scarcelli che subito lancia per i propri compagni di squadra, prova a ripartire, palla per l'ala, ancora manovra quindi la formazione del Campus Italia, non si chiude l'azione in avanti e c'è subito la seconda fase, intercettata, fasi confuse, recupera Wierer che deposita quindi il pallone tra le mani di Manojlovic, quindi ancora Scarcelli, poi Wierer, quindi Medicina, ancora Medicina, manovrano quindi i giocatori del Campus Italia, palla troppo in avanti per il pivot, non riesce in questo caso Alessandro Battaglia a controllare, poi dalla parte opposta va invece a realizzare il suo primo gol personale Matteo Gardi. 2-1 per gli ospiti, conclusione Murata, palla fuori, tiro d'angolo dopo la deviazione di un giocatore in maglia rossonera, quindi tiro d'angolo in favore del Campus Italia, 4:50 in archivio, anzi 4:45 per l'esattezza in archivio, 2-1 il punteggio in favore del team marchigiano, riparte quindi Wierer che scambia quindi ancora Wierer, il passaggio di ritorno per lui, c'è il taglio, l'incrocio, ancora prova a manovrare Medicina, c'è il contatto, si riparte quindi dai 9 metri. Vi ricordo anche i nomi dei due direttori di gara che sono i signori Alex Passeri e Stefano Ridaldi, ambedue di Pescara. Wierer, quindi palla per Manojlovic, ancora Wierer, la conclusione, Murata e respinta in maniera precisa da parte del portiere Rossi, prova a ripartire quindi dalla parte opposta il Camerano, c'è il fischio arbitrale, 9 metri, c'è il giallo quindi combinato a Battaglia, si riprende con il possesso di palla in favore della formazione del Camerano, 2-1 il punteggio per gli ospiti. Bilò in posizione di terzino sinistro, Antonelli, lo scambio, ancora Bilò, c'è l'infrazione di piede per la parte del giocatore del Camerano, si può riprendere proprio con il possesso di palla per la formazione del Campus Italia che è sotto di un gol, 2-1, pochi gol in questo avvio di gara, gara sostanzialmente
diciamo così, nervosa, con parecchi errori dall'una e dall'altra parte in questo avvio di gara, con un punteggio quindi sostanzialmente basso, ma sicuramente quando il punteggio è basso bisogna anche dar merito alle difese che sono riuscite a respingere le incursioni, ma anche i portieri protagonisti fino ad ora in questo avvio di gara. Riparte quindi il Camerano, palla ancora dalle parti di Bilò con la girella schiacciata a terra e gol quindi realizzata, anzi da Gardi, scusate, per Gardi, è il secondo centro in questa sfida che porta sul più 2 la formazione ospite, 3-1 il punteggio, si riparte quindi dai 9 metri. Palla per Wierer, ancora Medicina, Wierer, Medicina, Medicina al centro per il pivot Battaglia che viene bloccato, quindi si riparte con il possesso di palla dai 9 metri. Wierer, ancora Medicina, Wierer, Medicina, palla quindi per Battaglia, girano palla i giocatori del Campus Italia e vanno a realizzare con Manojlovic, primo centro per lui in questa sfida, 42esimo gol stagionale per Manojlovic in queste prime 7 giornate, considerando anche la gara di oggi di campionato nel girone B del campionato di Serie A2 di pallamano maschile. Riparte quindi Bilò, Antonelli, ancora Bilò, manovrano i giocatori in maglia rossonera, ancora il possesso di palla e prova a intercettare, vi riesce il Campus Italia che riparte con Wierer, ancora Wierer, tiro e gol di Paul Wierer, primo gol per lui, 11esimo gol stagionale per Paul Wierer e parità 3-3 fino ad ora. I realizzatori, un gol a testa per Wierer, Mazzone e Manojlovic per il Campus Italia, per il Camerano 2 Gardi dal campo, mentre Bilò dall'attacca dei 7 metri l'unico rigore realizzato fino ad ora per il 3-3 che si conferma anche dopo questo palo colto dal Camerano. Può ripartire quindi il Campus Italia, palla che termina alta sulla conclusione di Manojlovic che si è preso la responsabilità del tiro e può ripartire quindi la palla a mano Camerano, 8:50 in archivio, 3-3 il punteggio, gara sostanzialmente equilibrata, massimo vantaggio ospite di 2 reti sull'1-3, poi contro break di 2-0 proprio in favore del Campus Italia che ha rimesso in parità il punteggio, 3-3, poi tiro e gol realizzato da Bilò, secondo gol per lui, primo dal campo, non si concretizza l'azione dalla destra in posizione di ala per Andrea Mazzone, palla che termina fuori, può ripartire quindi il Camerano. Si fanno sentire dalla panchina i due tecnici, da una parte Riccardo Trillini e dall'altra parte Fernando Luis Capurro. Tra l'altro ricordiamo Riccardo Trillini, anche il direttore tecnico delle nazionali maschili di pallamano dalla senior in giù, è un po' il responsabile di tutto il movimento a livello di nazionali in campo maschile. E Fernando Luis Capurro è stato per diversi anni allenatore delle nazionali giovanili dell'Argentina, under 19 e under 21. Intanto c'è il gol realizzato da Manojlovic, secondo gol personale, dicevamo, di Capurro, che tra l'altro ha anche allenato la nazionale cilena, quindi insomma di fronte insomma due tecnici di livello nazionale ed internazionale, nel senso che hanno allenato le proprie rispettive nazionali. Antonelli per Bilò, ancora Bilò in possesso di palla, fischio arbitrale e si riparte con il Campus Italia subito la seconda fase, palla lanciata, il tiro murato sulla conclusione di Mazzone, conclusione murata da Lorenzo Rossi, estremo difensore proprio del Camerano. Si resta in parità, 4-4 il punteggio, può ripartire quindi il Camerano, marchigiani con Antonelli in possesso di palla, scambiano palla tra gli esterni, ancora palla quindi per Bilò, ancora manovra quindi Bilò,
palla per il terzino destro, l'incrocio ancora con Bilò, la conclusione, la pronta respinta quindi da parte di Scarcelli, che si sta facendo trovare pronto ma un po' i due portieri sugli scudi in questo avvio di gara. Gol questa volta da parte di Mazzone, che dopo la conclusione respinta in precedenza si riscatta e realizza ora il secondo gol personale. E c'è da annotare il primo vantaggio della sfida per il Campus Italia, 5-4 il punteggio per i locali dopo l'1-3 iniziale per gli ospiti. Bilò ancora manovra il Camerano, palla al centro, buona comunque la difesa del Campus Italia con la murata da parte di Scarcelli. Tiro e gol dalla parte opposta di Tommaso Medicina, primo gol per Medicina che sigla il 17° gol stagionale con la maglia del Campus Italia, gol personale naturalmente. Entra intanto Andreotta, Antonelli, ancora Antonelli, doppio vantaggio quindi per la formazione del Campus Italia, 6-4 il punteggio. Poi il pivot ospite va a cogliere il palo, tanti i legni del Camerano in questo avvio di gara. Boccolini è andato a cogliere il palo alla sinistra di Scarcelli, si può riprendere quindi. Con il possesso di palla per il Campus Italia c'è anche Carabulea sul rettangolo gommato del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti. Ancora Carabulea, scambia con i compagni, c'è l'infrazione e quindi può ripartire il Camerano con Bilò. Ancora manovrano i giocatori in maglia rossonera. Bilò per Antonelli, Bilò, Antonelli, Gian Bartolomei, Bilò, ancora Bilò, cerca di servire un compagno, c'è il contatto, 9 metri ancora per la formazione marchigiana. 6-4 il punteggio, 13-54 giocati nel corso di questa prima frazione, più 2 dicevamo in favore del Campus Italia. I realizzatori fino ad ora, ne approfittiamo per riepilogarli in questo momento in cui viene asciugato il parquet, per il Campus Italia 2 a testa per Manolovic e Mazzone, 1 per Vierer e Medicina, per il team ospite invece 2 gol per Bilò e 2 per Gardi. 6-4 il punteggio, palla che termina fuori, rimessa quindi in favore del Campus Italia che ha la possibilità di portarsi ancora in gol e lo fa in questo istante con il numero 17 Andreotta, primo centro per lui, tra l'altro per lui è il terzo gol in quest'annata, quindi insomma è uno dei primi gol proprio con la maglia della Campus Italia e naturalmente vuol parlarci su Capurro che richiama i suoi in panca per il primo time out della gara con il Campus Italia che vola sul più 3, 7-4 il punteggio dopo 14 minuti di gioco, quasi quindi ad un quarto di gara già, con un quarto di gara già trascorso, con il Campus Italia avanti di 3, 7-4, 14 minuti e 28 secondi disputati fino ad ora, quindi siamo quasi alla metà della prima frazione, stiamo per scollinare la metà della prima frazione di gioco sul più 3 per il Campus Italia, 7-4 il punteggio, pensate dall'1-3 del sesto al 14° siamo sul 7-4, quindi il parziale è di 6-1 in favore del Campus Italia, dall'1-3 al 7-4, quindi momento sicuramente positivo, non a caso il tecnico argentino Fernando Luis Capurro ci ha voluto parlare su e ha richiamato i suoi in panca per dialogare, per cercare di ricaricare proprio le batterie del suo gruppo. Si riprende a giocare quindi con il team marchigiano in possesso di palla, si riprenderà proprio
con gli ospiti, con Boccolini, che riprenderà a giocare. Anzi, c'è Gian Bartolomei in possesso di palla. Comunque girano palla ora gli ospiti, con Bilò per Gian Bartolomei, ancora Bilò per Antonelli. Bilò, Antonelli, lo scarico per Bilò, c'è palla recuperata dal campus, ma c'è un'infrazione, palla quindi che torna direttamente dalle parti dei giocatori del Camerano, che ne approfittano, ma ancora una volta si fa trovare pronto Scarcelli, indubbiamente tra i migliori in campo in questo avvio di gara. Scarcelli si è fatto trovare veramente pronto, applausi anche da parte di Trillini nei confronti del suo portiere. E tiro di rigore intanto per il Campus Italia, che ha la possibilità di raggiungere il più 4. Va il rigorista De Angelis, Tommaso De Angelis è pronto quindi dall'attacca dei 7 metri. Il fischio arbitrale, De Angelis la finta, il tiro e il gol. Primo gol per Tommaso De Angelis, il 40° centro personale in questa annata per Tommaso De Angelis, e vola sul più 4, 8-4 il Campus Italia. Lo avevamo detto in fase di presentazione di questa gara, che sarebbe stata una gara sicuramente interessante, con voglia di riscatto dall'una e dall'altra parte, perché ricordiamo che il Camerano punta ad un campionato importante in quest'annata, e a ridosso delle prime proviene dal primo e unico stop casalingo di quest'annata contro la Lions Teramo. Dall'altra parte c'è la formazione federale, che invece proviene da due sconfitte consecutive. Ancora una parata, ma c'è il fischio arbitrale, si riparte quindi ancora con il Camerano, che ha la possibilità questa volta dai 7 metri per cercare di accorciare nel punteggio. 8-4 il punteggio, Bilò dai 7 metri, la finta ancora Bilò, palla in gol per Bilò, e il terzo centro personale, 2 su 2 dall'attacca dei 7 metri, 1 dal campo e 2 dall'attacca dei 7 metri per lui in questo avvio di gara. 8-5 il punteggio, 16-39 in archivio, riprende quindi il Campus Italia con Carabulea, quindi Manojlovic per Carabulea, Manojlovic, poi ancora l'incursione, il tiro da parte di Andreotta con la respinta, ma c'è ancora un possesso di palla per il Campus Italia, che riprende a giocare in attacco ancora con Carabulea, quindi Deruvo, lo scambio quindi ancora Carabulea, poi per Deruvo che riesce a controllare il pallone, ancora Deruvo, c'è l'infrazione di passi da parte di Deruvo, e quindi riparte Bilò subito per il Camerano, prova in velocità a ripartire la formazione marchigiana, bel gol dall'ala in questo caso, con la penetrazione dalla destra per, vediamo un po' se sì, Gian Bartolomei ha realizzato, primo centro per Simone Gian Bartolomei dalla destra, d'altronde era quella la sua posizione, parte da terzino destro e quindi taglia dalla destra, gol quindi di Gian Bartolomei, primo gol per lui, 17-40 in archivio, accorcia quindi Camerano, si rimette sul meno 2, 8-6 il punteggio, Carabulea ancora manovra quindi la formazione federale con Deruvo alla conclusione in gol. Primo gol per Federico Deruvo, quarto centro con la maglia del Campus Italia in quest'annata per lui, 9-6 il punteggio, più 3 quindi in favore del team allenato e coordinato e organizzato da Riccardo Trillini. Antonelli per Bilò, Antonelli, ancora Bilò. Quindi Gian Bartolomei al centro per il pivot, il recupero, subito la seconda fase per De Angelis, mamma mia che palla, al di là del gol di De Angelis, che palla che gli è stata data. Millimetrica sul braccio di tiro e gol dalla parte opposta, realizzato da Marinelli, primo centro per lui. 10-7 il punteggio, più 3. Quindi in favore del Campus Italia. Carabulea, 10-7 il punteggio, viene fermato il tempo che bisogna asciugare il parquet nella zona, sì, dove è posizionato il direttore di gara, ci sono degli schizzi d'acqua quindi, o di sudore, quindi bisogna asciugare il parquet. Ne approfitta
Trillini per andare a colloquio con De Ruvo, ma anche con Andreotta. Si può ripartire quindi con il Campus Italia in possesso di palla, avanti di 3, 10-7 il punteggio. Manojlovic, ancora Manojlovic, Karabulea, Manojlovic, Karabulea, il taglio per De Ruvo, tiro, palla alta. Si riparte quindi con la rimessa in gioco per il Camerano, con Bilò. Bilò sulla destra per Gian Bartolomei, poi Bilò sotto mano, la respinta, tiro e gol. In questo caso la rete è di Bilò, quarto centro per lui. C'è l'infrazione di De Ruvo. Riparte quindi il Camerano, 10-8 il punteggio. Lo avevamo detto che sarebbe stata una gara intensa quella di questa sera, con obiettivi diversi sicuramente, di crescita per il Campus Italia e di classifica per il Camerano, e così è insomma, con il Campus Italia avanti nel punteggio anche di 4 reti in questa gara, sull'8-4 e sul 9-5 se non ricordo male, sicuro sull'8-4, in un paio di occasioni sul più 4, ospiti sul più 2 in avvio sull'1-3, e intanto ancora una parata da parte di Luminati. Oserei dire in questo avvio di gara forse l'MVP, soprattutto perché insomma sono state veramente tante le sue parate. Anche dall'altra parte, tra l'altro, da sottolineare la prova di Rossi, anche lui ha effettuato delle buone parate, insomma portieri sugli scudi, con Lubinati sicuramente protagonista. Scarcelli. Riparte quindi il Campus Italia che va in gol. Gol realizzato da Manojlovic, terzo gol per lui. Manovra quindi Bilò. Bilò. C'è il contatto, si riparte quindi da 9 metri. Tiro e gol da parte degli ospiti. Manovra ancora il Campus Italia. Tiro e gol dalla parte opposta di Andreotta. Secondo gol per Andreotta. ...12-9 il punteggio. ...12-9... miglior realizzatore fino ad ora, se non andiamo errati nel conteggio delle reti, è Bilò con 5 gol da una parte, mentre dall'altra c'è Manojlovic con 3 reti per il Campus Italia. ...12-9 il punteggio, più 3, diciamo sicuro protagonista in questi primi 20 minuti di gioco Scarcelli, il portiere proprio del Campus Italia, che ha risposto a diverse conclusioni proprio del Camerano. Intanto sul parquet c'è anche Covali con la maglia numero 20, c'è l'infrazione, quindi può ripartire il Campus Italia sul più 3 in proprio favore. Meno di 8 minuti all'intervallo, 12-9 il punteggio. Karabulea entra a cavo intanto sul parquet. C'è cavo quindi come centrale, Karabulea a terzino destro, mentre a terzino sinistro ora c'è Manojlovic. Quindi Karabulea, si scambia naturalmente i ruoli giocatori. Karabulea, ancora Karabulea, la conclusione, tiro e gol, gol in questo caso di Manojlovic, che si è accentrato sulla conclusione, quarto centro personale per Manojlovic. 13-9 il punteggio. Covali, Scandali, ancora manovrano quindi gli ospiti, c'è un'infrazione di piede e quindi si riparte con subito la seconda fase lanciata per De Angelis. Tiro e gol di Tommaso De Angelis,
terzo centro personale per Tommaso De Angelis. E massimo vantaggio per il Campus Italia, pensate, di 5 reti, 14-9 al 23esimo, massimo vantaggio. Resta in attacco il Camerano, buona difesa da parte del Campus Italia. Covali, tiro, palla in gol. Primo gol per Vladimir Covali. 14-10 il punteggio. Può ripartire quindi il Campus Italia con Cavo per Carabulea, ancora Cavo, Manojlovic, Cavo, Carabulea, ancora per Cavo sugli esterni, poi ecco, cominciano i movimenti con gli scambi di posizione, il tiro, palla in gol. Anche con un po' di fortuna, ma in questo caso il gol è di Manojlovic. Quinto centro personale per Manojlovic, palla per il pivot, intercettato ancora subito la seconda fase per De Angelis, riesce a controllare il pallone, poi prova a schiacciarla a terra la palla. 15-10 più 5 dall'ala, il Camerano in gol, in gol con Marinelli, secondo gol per l'ala destra del Camerano. 15-11 più 4 in favore del Campus Italia. Rientra Vierer sul parquet. Si posiziona nel ruolo di terzino destro, Cavo sempre il centrale, Manojlovic sempre come terzino sinistro. Ancora manovrano quindi sulla linea degli esterni, poi come sempre esce fuori dal blocco Andreotta. Ancora i giocatori del Campus Italia con la respinta, palla recuperata quindi dal Camerano che riparte, quindi ancora gli ospiti alla tiro, palla che termina fuori sulla conclusione di Selmani. Cavo, l'apertura quindi per l'ala, non si chiude il gioco proprio per l'ala, esattamente Fragnito, palla fuori, può ripartire quindi il Camerano. 4 minuti all'intervallo, più 4 in favore del Campus Italia, che ha avuto in un paio di occasioni anche il più 5 sul 14-9 e sul 15-10. Covali per Scandali, ancora Scandali, Selmani, Gian Bartolomei, ancora manovrano gli ospiti, Scandali, palla per l'ala dalla destra, il tiro, palla sulla traversa e poi in gol. Gol quindi realizzato ancora una volta da Marinelli, che è al terzo centro in posizione di ala destra. 15-12 il punteggio. Più 3, 3 minuti e mezzo all'intervallo. Gara veramente godibile, bella, e c'è il time out chiesto da Trillini. Vuol parlarci su e gestire al meglio questi ultimi 3 minuti e 19 secondi di gioco nel corso di questa prima frazione. 15-12 il punteggio. Ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori fin qui. Per il Campus Italia 5 reti per Christian Manojlovic, 3 per Tommaso De Angelis, 2 per Leo Andreotta, così come per Andrea Mazzone, un gol a testa per Tommaso Medicina, Federico De Ruvo e per Paul Vierer. Per quanto riguarda invece il Camerano, 5 le reti di Mattia Bilò, tra l'altro 2 su 2 dai 7 metri per lui in questa gara, 3 reti per Marinelli, 2 per Gardi, 1 a testa per Gian Bartolomei e Covali. Punteggio di 15-12 in favore del team di casa del Campus Italia, sempre avanti nel punteggio al di là dei primi 6 minuti di gioco, con gli ospiti avanti anche di 2 reti sul 3-1, poi sempre avanti la formazione del Campus Italia. Si può riprendere quindi con il possesso di palla in fase di attacco per chi ha chiesto time out, ovvero per il Campus Italia, con Fragnito che lascia quindi a Vierer. Manojlovic che si è scambiato la posizione con Cavo, che ora è sulla sinistra, Manojlovic come centrale almeno in partenza in questa azione, viene fermato il tempo.
bisogna asciugare il parquet, sono delle gocce sul gommato del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti. Si può ripartire quindi con il possesso di palla proprio per il Campus Italia. 3 minuti all'intervallo, più 3 per chi attacca, 15-12 per il Campus Italia. Manojlovic da centrale in questo caso per Wierer, ancora Manojlovic, il taglio, quindi esce fuori come sempre Andreotta dalla posizione di pivot, palla persa, può ripartire quindi il Camerano, ripartono in velocità gli ospiti, quindi il tiro ed il gol per il quarto centro personale di Marinelli. Se non andiamo errato, li ha segnati quasi tutti questi 4 gol negli ultimi minuti di gioco, soprattutto in posizione di ala destra, in questo caso in seconda fase. Comunque ha rimesso praticamente a stretto contatto con il Campus Italia lo stesso Camerano. 15-13, tutta da giocare questa gara ancora. 2 minuti e 20 secondi all'intervallo, 15-13 il punteggio. Resta in attacco il Campus Italia. Dall'arco tratteggiato dei 9 metri riparte il Campus Italia. Medicina per Wierer, Medicina che è entrato come centrale ora. Lo scambio quindi ancora per Wierer. Palla sulla traversa da parte di Manojlovic. Riparte quindi il Camerano, c'è l'infrazione, sì, abbastanza evidente di passi, e quindi può ripartire la formazione del Campus Italia con Wierer. Ancora Wierer, poi il tiro ed il gol realizzato da Tommaso Medicina, secondo gol per il capitano della formazione federale. 16-13 il punteggio. Covali, Scandali, Covali, ancora Scandali, Gian Bartolomei, Covali, il tiro, palla sulla traversa e poi in gol per il numero 20 ospite e il secondo centro in questa gara. Ancora palla recuperata, ripartono gli ospiti con il tiro ed il gol, in questo caso di Selmani, primo centro per Selmani, e in un amen praticamente si rimette sotto la formazione del Camerano. Soltanto di una rete, 16-15 il punteggio. Parziale di 5-1. Tiro di rigore. Tiro di rigore per il Campus Italia, ci sono anche 2 minuti. 2 minuti combinati a Antonelli. Prima esclusione momentanea di questa sfida, i 2 minuti proprio ad Antonelli, e c'è anche il tiro di rigore con il rigorista di casa Tommaso De Angelis dall'attacca dei 7 metri. È pronto lo stesso De Angelis, la finta, l'esecuzione, la respinta da parte dell'estremo difensore ospite Sanchez. Primo errore dai 7 metri per Tommaso De Angelis. 1-2 dall'attacca dei 7 metri per lui. Resta sul più 1 la formazione federale del Campus Italia con Scandali. Ultimi 8 secondi per chiudere l'azione per il Camerano, che ha la palla della parità, ma non c'è il pari. 2 secondi, si deve andare solo al tiro, e così fanno i giocatori della Campus Italia. C'è la sirena naturalmente che suona prima che la palla entrasse in rete, quindi si chiude sul 16-15. Quindi annotiamo il punteggio all'intervallo, 16-15 in favore del Campus Italia. Vi riepilogo i realizzatori in questa prima frazione di gioco: per il Campus Italia Medicina 2, De Ruvo 1, De Angelis 3, Andreotta 2, Wierer 1, Mazzone 2, Manojlovic 5. Per il Camerano invece Gian Bartolomei 1, Bilò 5, Gardi 2, Selmani 1, Marinelli 4 e Covali 2. 16-15 all'intervallo, gara tutta da seguire anche nel secondo tempo. Noi ci fermiamo un attimo, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A tra poco.
Seconda frazione di gioco tra Campus Italia e Camerano, gara valevole per la settima giornata di andata del campionato di Serie 2, girone B di pallamano maschile. 16-15 all'intervallo, più uno soltanto per il Campus Italia, e diciamo più uno perché il Campus Italia è stato anche sul più 5 nel corso della prima frazione, sul 14-9 e sul 15-10 intorno al 23-24. Poi c'è stata la rimonta proprio della Camerano che ha chiuso sotto soltanto di una rete sul 16-15. I migliori realizzatori in questa prima frazione di gioco per il Campus Italia con 5 reti, Cristian Manojlovic, per il Camerano con altrettante reti, cioè 5, Mattia Bilò. Si riparte quindi con un solo gol di vantaggio per il Campus Italia, lo ricordiamo, Campus Italia, squadra formata da ragazzi under 17 selezionati dalla Federazione Italiana Gioco Handball, tutti classe 2004 e 2005, per un progetto di costruzione della rappresentativa nazionale under 17 che poi parteciperà ai prossimi campionati europei, quelli di serie maggiore proprio, nella prossima estate. Questi campionati europei dovrà proprio confermare e mantenere il gruppo principale tra le prime 16 squadre d'Europa a livello giovanile di categoria. E quindi anche questo progetto per cercare di far tenere unito questo gruppo, che comunque non rappresenta la totalità della rappresentativa italiana under 17, perché a questi 18 giocatori che fanno parte del Campus Italia ce ne sono altri 5-6 che sono restati presso i propri club e che comunque si aggregano a questo gruppo proprio nei periodi di preparazione di preparazione proprio per i prossimi campionati europei, come è successo per esempio la scorsa settimana con 5 atleti di club venuti qui a Chieti proprio per ricomporre la nazionale under 17. In gol intanto Medicina, terzo centro personale per Tommaso Medicina, che rimette sul più 2 il Campus Italia 17-15. Entra Marinelli che tra l'altro in posizione di ala destra ha segnato 4 reti nel corso del primo tempo, ora gioca da centrale, in posizione di centrale. Riparte quindi la formazione del Camerano, ancora Gian Bartolomei, quindi lo scambio, palla recuperata dalla difesa del Campus Italia con Medicina, quindi che manovra. Medicina per Manojlovic, ancora Medicina per Vierer, Medicina, palla tra gli esterni con Manojlovic, Medicina, quindi Vierer, Medicina, esce quindi Battaglia dal blocco, va a riposizionarsi sull'arco dei 6 metri in posizione di pivot e si riparte proprio da lui con Medicina, Vierer, ancora Vierer, il palleggio, poi il tiro, c'è il fallo, si andrà quindi dai 7 metri, tiro di rigore in favore del Campus Italia proprio per il contatto giudicato con il blocco irregolare proprio su Vierer. Questa volta ci prova Manojlovic, anche lui purtroppo sbaglia, è il secondo errore consecutivo dai 7 metri per il Campus Italia. Sul finire del primo tempo aveva sbagliato il rigorista titolare, cioè De Angelis, avvicendato quindi il tiratore in questo caso con Manojlovic, ma anche lui ha fallito dai 7 metri, quindi è 1 su 3 per il Campus Italia, mentre per il Camerano 2 su 2. Riparte proprio il Camerano, resta in attacco, riprendono quindi i giocatori ospiti, Gian Bartolomei, ancora gli ospiti, palla per il pivot, recupera ancora Scarcelli, lo abbiamo detto tra i migliori del corso della prima frazione, c'è il fallo in attacco, lo sfondamento e quindi può ripartire Gian Bartolomei, ancora Gian Bartolomei, il tiro murato da Deruvo, può ripartire Scarcelli, Medicina, Vierer, Medicina, quindi Manojlovic, ancora Vierer per Medicina,
esce dal blocco Battaglia e vi rientra. Poi Manojlovic, ancora palla per Battaglia, c'è l'anticipo, riparte quindi il Camerano, sfugge via il pallone, palla che termina fuori, ripresa del gioco per Wierer. Quindi Medicina, ancora Medicina, poi Manojlovic ruba il pallone, va alla conclusione con il sottomano, palla respinta. Può ripartire quindi Scandali, ancora Scandali. Manovrano gli ospiti, Scandali. Quindi Vagnoni. Palla respinta, ma si resta con Camerano in attacco sul 17-15. Un solo gol in questi primi 5 minuti di gioco nel secondo tempo. Gara contratta, un po' come era successo in avvio della prima frazione di gioco. Gian Bartolomei. Scandali. Ancora Scandali per Gian Bartolomei. Serie di passaggi tra gli esterni, poi c'è l'intuizione di Mazzone, ma la palla termina fuori, ripresa del gioco quindi per Camerano con Gian Bartolomei. Palla al centro, difende bene il Campus Italia, ancora il taglio, il tiro e palla che termina in gol. Riparte quindi il Campus Italia. ...17-16... parziale di 1-1 in questo avvio di secondo tempo. Medicina per Wierer, ancora Medicina, quindi Deruvo, Medicina, Wierer, Medicina, Battaglia, Wierer, Deruvo, la conclusione respinta. C'è però la pronta risposta con palla che finisce sul palo, sulla conclusione di Battaglia. Vagnoni dalla parte opposta, il taglio per il pivot, la conclusione, c'è il fallo. Difesa dentro, tiro di rigore quindi in favore del Camerano. Resta a terra Scarcelli. Si rialza. Nulla di grave per lui. Si era scontrato involontariamente proprio sull'uscita del giocatore del Camerano. Ci riprova quindi Bilò dai 7 metri. Per lui fino ad ora 2 su 2 dai 7 metri. Entra Albanesi in porta. Va Albanesi quindi in porta, è pronto Bilò per la conclusione. Fischio arbitrale, Bilò, la respinta, seconda battuta, il gol. Segna quindi Bilò. Sei gol per Bilò e il miglior realizzatore di questa gara. 17-17, parità in questo istante. Ritorna quindi in parità dopo 6 minuti nel corso del secondo tempo. La respinta, può ripartire quindi il Camerano. Bloccata la ripartenza. 17-17. Ancora dai 9 metri il Camerano. Viene richiamato quindi in panca Vagnoni e rientra Gian Bartolomei per il Camerano. Proprio Gian Bartolomei ha il pallone tra le proprie mani, quindi Scandali. Scandali, Selmani, poi la conclusione di Covali, ancora una parata e può ripartire quindi il Campus Italia con Wierer. Wierer fa tutto da solo, la conclusione, palla respinta. 17-17 il punteggio. Vagnoni ancora, tiro e gol. Gol di Scandali, primo gol per lui, e ritrova il vantaggio la formazione ospite. Non succedeva dai primi 6-7 minuti di gioco del primo tempo, quando era sul 3-1. 17-18 quindi al settimo della ripresa. Parziale di 3-1 in questo avvio di secondo tempo per gli ospiti, che sono passati dal meno 1 al più 1. Resta in attacco il Campus Italia dopo
l'intervento giudicato irregolare su Medicina. Bisogna prima asciugare la parquet, poi si riprenderà dall'arco tratteggiato dei 9 metri. Medicina, Wierer, De Angelis, lo scalare ancora De Angelis, quindi Wierer, Medicina, il taglio per l'ala, il tiro ed il gol, precisa la conclusione, messa dentro da Mazzone, terzo centro per l'ala destra, Andrea Mazzone, nuova parità 18-18. 8:42 in archivio in questo secondo tempo, quindi poco più di 21 minuti al termine della gara. Situazione di parità, come se non si fosse giocato alcun secondo fino ad ora, si riparte come se si stesse ripartendo da 0-0 in questi ultimi 21 minuti. Gian Bartolomei, palla in gol, la rete è di Covali, quarto gol per lui, ancora più uno quindi per il camerano, De Angelis per Wierer, ancora Wierer quindi per De Angelis, Wierer, De Angelis, Medicina, De Angelis, Wierer, torna centrale Medicina, esce dal blocco Battaglia, poi De Angelis, De Angelis trova il varco giusto, ottimo cambio di passo per De Angelis. E quarto gol personale per Tommaso De Angelis. Parità 19-19. Gian Bartolomei si va avanti sul più uno per uno per l'altra squadra. Ristabiliti insomma gli equilibri in questo avvio di secondo tempo. Manovrano ancora i giocatori del camerano. Palla per Gian Bartolomei. Scandali, Covali, Scandali, ancora Covali, Gian Bartolomei, la finta, il tiro di col il braccio sinistro, palla in gol. Gol di Gian Bartolomei nel secondo centro personale. Più uno, ospiti, De Angelis, palla per il pivot, non si intendono i due ma c'è una ripresa del gioco in attacco dai 9 metri per il Campus Italia. Palla ancora per De Angelis, quindi Medicina, ancora De Angelis, De Angelis, Wierer, De Angelis, quindi Battaglia, Wierer, Medicina, De Angelis, De Angelis, questa volta il varco non riesce a trovarlo con il cambio di passo ma si riparte dai 9 metri, palla per Medicina, l'elevazione, il tiro, palla in gol. Non fallisce la conclusione Medicina, quarto centro personale per il capitano della Campus Italia che rimette in parità la sfida. 20-20 da giocare, poco più di 18 minuti, trascorsi 11 minuti e 20 secondi in questo secondo tempo. Rientra Antonelli intanto per il camerano, Antonelli proprio in possesso di palla per Scandali, quindi Covali, Gian Bartolomei, Scandali. Ancora Gian Bartolomei che parte da lontano, Scandali, ancora Scandali, Gian Bartolomei, l'elevazione, il tiro, palla completamente fuori dallo specchio della porta e può ripartire Medicina, Medicina quindi in palleggio per Wierer, Medicina, Medicina in possesso di palla quindi per De Angelis, lo scambio con Medicina viene bloccato, si continua a giocare con Medicina per Wierer, prova l'incursione, tiro e gol di Wierer, Paul Wierer, secondo centro personale per Paul Wierer, il terzino destro del Campus Italia che rimette sul più uno la formazione federale sul 21-20 da giocare meno di 18 minuti. 21-20 in favore dei padroni di casa, si va avanti punto a punto. Scandali per Gian Bartolomei, quindi ancora gli ospiti in possesso di palla. Manovra Gian Bartolomei, bloccato, palla recuperata ancora dall'attento Scarcelli, tra i migliori in campo questa sera, soprattutto nel primo tempo ha praticamente chiuso la porta del Campus Italia. Manojlovic quindi per De Angelis, ancora Manojlovic per Wierer, Manojlovic quindi Battaglia, Wierer,
De Angelis. Dalla parte opposta la volée, il tiro e il gol. Mamma mia, che giocata quella di De Angelis per Manojlovic. Sull'asse dei migliori realizzatori di questo gruppo nasce uno dei più bei gol della serata, con il gol di Manojlovic sull'assist di De Angelis. Applausi da parte del pubblico di casa. Riparte il Camerano e siamo sul più 2 per il Campus Italia, 22-20. Bilò, Scandali. Ancora palla al centro per il pivot, il fischio, 9 metri. Si può riprendere con Antonelli per il Camerano. Quindi Scandali, Bilò, Scandali. Il taglio per Lala. Pallonetto, tiro e gol. Gol realizzato da Brilli, Niccolò Brilli. Primo centro per lui. Dell'invasione. Vediamo un po'. Due minuti, no, ci sono i due minuti. Due minuti, allora difesa dentro. Vediamo un po', difesa dentro. Due minuti quindi per Scandali. Forse per proteste, probabilmente. Vabbè, comunque due minuti a Scandali. ...22-21... può ripartire Gian Bartolomei. Bilò, Marinelli. Ancora Marinelli per Bilò. Marinelli, Bilò, Marinelli. Manovrano ancora gli ospiti con Covali, Gian Bartolomei, Bilò. Covali trova il varco giusto per il tiro del gol. Quinto gol personale per Vladimir Covali. Parità 22-22. E siamo arrivati a tre quarti di gara in archivio. Siamo praticamente al quindicesimo, 14:50 in archivio. Tutto da capo, 22-22. Come se si ripartisse da 0-0 e ci si giocasse la vittoria in 15 minuti secchi di gioco. Riparte quindi il Campus Italia. Bierer, la finta, palla recuperata dagli ospiti con Bilò. Bilò in palleggio, ancora Bilò, tutto solo, il tiro, il gol di Bilò. Per Bilò è il settimo centro personale. Resta a terra Scarcelli. Ritrova il vantaggio quindi il Camerano sul 22-23. A terra il portiere Francesco Scarcelli, proviene dal Conversano, classe 2005, così come un po' tutto il gruppo, con qualche 2004 di questo Campus Italia. Si rialza Francesco Scarcelli, nulla di grave per lui e si può riprendere con il possesso di palla per il Campus Italia, con Francesco Scarcelli che resta sul parquet. Sicuramente tra i più positivi, soprattutto nel corso della prima frazione. Manojlovic, quindi De Angelis, quindi il taglio ancora dall'ala, il tiro del gol infallibile. Mazzone al quarto centro dall'ala. Un paio di errori nel corso della prima frazione e poi dopo ha cominciato a segnare il quarto centro dall'ala. Parità 23-23. 14 minuti al termine, nuova parità quindi 23-23. Bilò, Scandali, ancora Scandali per Bilò. Bilò, Covali, palla per Lala che viene chiusa al momento dell'esecuzione, quindi il taglio per il pivot, tiro e gol. Il gol va Antonelli. Primo centro per Antonelli. Resta in attacco quindi il Campus Italia sotto di un gol, 23-24. Si riparte da Andreotta. De Angelis, Manojlovic, De Angelis, Andreotta, quindi Manojlovic, Medicina, il tiro, c'è un contatto, sì, tiro di rigore.
tiro di rigore quindi per il Campus Italia. Ci sono anche due minuti per il numero 34 Bagnoni. Terza escursione per due minuti in questa gara tra le fila del Camerano. 7 metri, ci riprova ora De Angelis. Dopo l'errore di De Angelis e dopo l'errore di Manojlovic dall'attacca dei 7 metri, ci riprova De Angelis. Per lui 1 su 2 in questa gara dai 7 metri, è un po' il rigorista di questa squadra. Fischio arbitrale, la finta di De Angelis, tiro del gol, questa volta non fallisce. Quinto centro personale per Tommaso De Angelis, 2 su 3 dai 7 metri per lui, 2 su 4 per il Campus Italia dai 7 metri, percentuale del 50% dall'attacca dei 7 metri in questa gara. Meno di 13 minuti al termine, 17-11 in archivio in questo secondo tempo. 23-24 il punteggio. E gol dalla parte opposta. Vedi. 24-25 il punteggio. Si può ripartire con il ulteriori 2 minuti per Bagnoni, che ha fatto un ingresso irregolare praticamente dal rientro in campo dei 2 minuti. Ci è sembrato così di interpretarla così, vediamo un po'. Quindi seconda escursione per 2 minuti per Bagnoni. 24-25 il punteggio. Può ripartire quindi Medicina per Vierer, un gol di vantaggio per chi difende. Manojlovic, ancora Manojlovic. Murata alla conclusione a Medicina, resta però in attacco il Campus Italia. Manojlovic. Ancora Manojlovic, il tiro, ancora una respinta da parte di Sanchez, doppia parata per l'estremo difensore del Camerano. Più uno per gli ospiti. 11 minuti e 20 secondi al termine. Si riparte quindi da Marinelli, Gian Bartolomei, ancora un fischio arbitrale, vediamo se ci sono i 2 minuti, sì, 2 minuti, quindi per De Ruvo, prima esclusione in casa Campus Italia per 2 minuti, 24-25 il punteggio. Può ripartire quindi Gian Bartolomei. Rientra intanto Bilò. Tiro e gol di Covali, sesto centro. ...24-26, prova ad allungare quindi il Camerano, più due per gli ospiti. Medicina, Vierer, Medicina, Manojlovic, si gioca senza portiere per sfruttare in questo caso la doppia superiorità numerica. Vediamo un po', tiro e gol. Gol di Andreotta, terzo gol per lui. Anzi, la superiorità numerica prima, perché
c'era un'esclusione per due minuti in casa Campus Italia, si giocava praticamente sul campo in 5 contro 5 più portieri, quindi togliendo il portiere c'era la superiorità numerica, e con la superiorità numerica ha fatto gol praticamente Campus Italia. Palla recuperata da Scarcelli, 25-26 sempre il punteggio, più uno per gli ospiti. Manojlovic, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco. Manojlovic per De Angelis, Medicina, Vierer, time out chiesto da Riccardo Trillini, squadre presso le rispettive panchine, più uno in favore degli ospiti. Proviamo a riepilogare i realizzatori fino ad ora in casa Campus Italia. Medicina 4, De Ruvo 1, De Angelis 5, Andreotta 3, Vierer 2, Mazzone 4 e Manojlovic 6. In casa Camerano invece Gian Bartolomei 2, Bilò 7, Gardi 2, Scandali 1, Selmani 1, Marinelli 4, Brilli 1, Covali 6 e Antonelli 1. Quindi miglior realizzatore della gara fino ad ora è Bilò con 7 reti, miglior realizzatore tra le fila del Campus Italia è Manojlovic con 6. 25-26 il punteggio, meno di 10 minuti al termine. Con il time out chiesto da Trillini, ci vuol parlare su considerando che mancano meno di 10 minuti al termine. Si riprende quindi con il possesso in fase di attacco per il Campus Italia con Andreotta. Medicina, si attende il fischio arbitrale per la ripresa del gioco che avviene in questo istante. Quindi Manojlovic, De Angelis, Medicina, Vierer, ancora Medicina, Vierer, Manojlovic, lo scarico sempre per Vierer che si accentra, Medicina, il tiro, palla deviata. Riprende quindi Camerano a giocare palla, rientra Scarcelli in porta. 9 minuti al termine, più uno per chi attacca, Bilò. Importante quindi per il Campus Italia soprattutto la difesa in questa fase di gioco per cercare di recuperare palla, limitando quindi la conclusione da parte del Camerano che opera in fase di attacco ora con Covali, Scandali, Covali, ancora gli ospiti, la conclusione, palla che termina fuori. Buona la difesa in questo caso del Campus Italia che ora ha la possibilità di giocare per il pari, 25-26, Medicina, riprende quindi Manojlovic, Vierer va in panca, entra Frignito, così come entra anche Carabulea al posto di Mazzone. Quindi Medicina, manovrano gli ospiti, scusate, i giocatori del Campus Italia, c'è l'infrazione combinata ai danni di Carabulea. Scandali, Bilò, ancora manovra sulla linea degli esterni, giocatori in maglia rossonera, quindi Scandali per Covali, Bilò, Scandali, ancora Bilò, manovrano i giocatori marchigiani, la conclusione, il tiro del gol realizzato da Covali, settimo centro personale, raggiunge quindi Bilò e rimette sul più 2 il Camerano. Medicina per Manojlovic, quindi Carabulea, quindi Manojlovic, Medicina, quindi Andreotta, Carabulea, Medicina, ancora Carabulea, lo scarico per Manojlovic, elevazione, tiro, palla sul palo, non si chiude il gioco con il taglio per Manojlovic e può ripartire il Camerano che rallenta naturalmente il gioco visto che ha due gol di vantaggio a 7 minuti dal termine. 7 minuti, un'eternità da giocare, ma è chiaro che poi le azioni quando si è avanti e
e i minuti cominciano a diminuire sempre di più, cominciano ad essere sempre più ragionate quando si è in vantaggio, naturalmente. Quindi scandali, ancora scandali, la finta di corpo, poi c'è l'infrazione e può ripartire quindi il Campus Italia. Medicina, Carabulea, elevazione, tiro, palla ancora sul palo. Riprende quindi in fase di attacco il Camerano, bisogna fermare il tempo perché bisogna recuperare il pallone. Lo fa proprio l'estremo difensore Sanchez del Camerano, che riprende con la ripresa del gioco. 6 minuti e 10 secondi al termine, più 2 per gli ospiti, 25-27. Scandali. Bilò, scandali. Ancora Bilò. Palla per l'ala che viene chiusa, poi c'è il recupero, però la sfera termina fuori. Ripresa del gioco ancora in fase di attacco per il Camerano, che chiama time out. Capurro vuol parlarci su. Meno di 6 minuti al termine, più 2 per gli ospiti. Capurro quindi richiama i suoi in panca. Dall'altra parte anche Trillini dialoga con i suoi. 25-27, 24-07 in archivio in questo secondo tempo, quindi 5 minuti e 53 secondi al termine, più 2 per il team ospite del pallamano Camerano. Ancora a colloquio quindi i tecnici con i rispettivi giocatori. C'è il fischio arbitrale, si può quindi riprendere. Squadre che tornano sul rettangolo di gioco, più 2 in favore degli ospiti. 25-27 il punteggio. Dai 9 metri può ripartire quindi il Camerano. Gian Bartolomei, scandali, ancora scandali. Quindi Gian Bartolomei, l'apertura e il tiro murato, ma c'è il gol con la deviazione realizzato da Covali, ottavo centro, miglior realizzatore della gara. 25-28, prova ad allungare quindi la formazione ospite. Ancora Manojlovic, ancora un legno, questa volta sulla respinta di Sanchez. 5 minuti al termine, più 3 per chi attacca. Bilò, quindi scandali, Gian Bartolomei, scandali, Bilò, Gian Bartolomei, scandali per Gian Bartolomei. 5-1 in fase difensiva per il Campus Italia, con l'1 rappresentato da Fragnito. Anzi no, più forse una 4-2. Comunque palla recuperata dal Campus Italia con Manojlovic. Ancora Manojlovic, gol di Manojlovic. Per Manojlovic il settimo centro in questa gara. 26-28, 25-40 giocati, 4 minuti e 10 secondi al termine, più 2 per chi attacca. Ora è chiaro che in casa Campus Italia ci vuole una delle migliori difese possibili da mettere in campo, proprio per cercare di recuperare palla. Dall'altra parte del Camerano finalizzare significherebbe insomma cominciare a mettere un bel solco nei confronti della Campus Italia. C'è il fischio arbitrale, il fallo, viene fermato il gioco. Un intervento giudicato irregolare. Si ripartirà dai 9 metri.
rovinata al suolo il giocatore ospite. Ci sono anche due minuti per Tommaso Medicina, seconda esclusione in casa Campus Italia. Dopo Deruvo, Medicina esce in questa gara, due sole esclusioni per due minuti. Dall'altra parte nel Camerano ce ne sono state quattro, gioco fermo. Devono entrare i sanitari sul rettangolo di gioco. Entrano i sanitari. Gioco fermo quindi per soccorrere l'atleta del Camerano. Si riprenderà quindi a giocare per gli ultimi meno di 4 minuti, 3:54. Carabolla torna in panca e rientra De Angelis per la formazione del Campus Italia. Probabilmente è caduto male proprio il giocatore del Camerano. Stiamo cercando di individuarlo proprio anche perché è coperto un po' da tutti gli altri giocatori, anche dai sanitari, quindi gioco fermo. Viene portato fuori con la barella, cercheremo di essere più precisi naturalmente sul nominativo. Probabilmente si tratta del numero 17 Brilli, se non andiamo errati anche dalla numerazione che è presente sul pantaloncino. Insomma, Dolorante è costretta ad abbandonare proprio il rettangolo di gioco. Auguriamoci naturalmente che non si tratti di qualcosa di grave, ma che si tratti soltanto di qualcosa di poco grave. Si riprende proprio con il possesso di palla per il Camerano. Ancora Scandali, la respinta. Si riprende proprio con il possesso di palla per il Camerano. La conclusione, ancora una respinta. In porta c'è Albanesi per il Campus Italia in questi ultimi minuti. Prova a ripartire De Angelis, due gol da recuperare, 3 minuti e 15 secondi. De Angelis rientra a battaglia intanto. Si gioca quindi senza portiere, con l'uomo in più sul campo. Manojlovic, la conclusione respinta, palla recuperata, non c'è il portiere ma rientra in questo istante Albanesi. Può ripartire quindi il Campus Italia in fase difensiva con il Camerano che gioca palla in attacco. A meno di 3 minuti dal termine si lotta per riconquistare palla. Scandali, palla per l'ala, chiusa ancora Scandali, il taglio in elevazione va a realizzare Bilò. Time out chiesto quindi da Trillini sul più 3 ospite, 2 minuti e 29 secondi al termine, 26-29. Squadre presso rispettive panchine, il time out è stato chiesto da Riccardo Trillini. Si riprenderà a giocare con 3 gol di vantaggio per chi difenderà, con il possesso di palla che sarà quindi per il Campus Italia. 3 i gol di vantaggio per gli ospiti. Ne approfitto per riepilogare anche i realizzatori, anche perché insomma mancano meno di 2 minuti e mezzo, quindi insomma più o meno potrebbe essere indicativamente così, con qualche altro gol da aggiungere negli ultimi 150 secondi, anzi 149 secondi di gioco. I migliori realizzatori nel Camerano sono Bilò e Covali con 8 reti. Nel Campus Italia con 7 reti troviamo Manojlovic,
con 5 De Angelis, con 4 Mazzone e sempre con 4 Medicina, questi un po' i migliori realizzatori delle due squadre. 26-29 il punteggio. Può ripartire quindi il Campus Italia. De Angelis alla ripresa del gioco, si attende il fischio arbitrale, rientra Manojlovic e si può riprendere. Sempre senza portiere gioca il Campus Italia, per giocare in parità sul campo considerando l'esclusione che c'è per 2 minuti. De Angelis, ancora De Angelis, poi palla per Manojlovic, il taglio per l'ala, palla che non arriva, sfera che termina fuori, resta in attacco comunque il Campus Italia, si può ripartire. Rientra Cioni, quindi superiorità numerica in questo caso perché c'è parità numerica sul campo, ma si gioca con, senza portiere in casa Campus Italia, quindi gioca con l'uomo in più. Ancora Manojlovic, Murata la conclusione, resta in attacco il Campus Italia. 1 minuto e 40 secondi al termine, 3 gol di vantaggio per chi difende. Ancora un fischio arbitrale. Quindi De Angelis, palla per l'ala, il tiro e il gol di Cioni. Primo gol in questa sfida per Cioni, per lui è il secondo gol con la maglia del Campus Italia in questa stagione. 1 minuto e 10 secondi al termine, più 2 per chi attacca, insomma il Camerano quindi si appresta a restare a stretto contatto con le prime. Sale a quota 11 in classifica in attesa di sapere i risultati delle altre squadre di vertice, cioè Logan Pescara, il Cingoli ed il Romagna, ma anche del Teramo che era un punto sotto dal Camerano prima della giornata odierna. Tra l'altro il Teramo poi anche in vantaggio dello scontro diretto con il Camerano, considerando che ha vinto a Camerano proprio 7 giorni fa. Quindi insomma Camerano che a questo punto, quando mancano 67 secondi al termine, con 2 gol di vantaggio si appresta a festeggiare la 5ª vittoria in 7 partite. Anche se insomma nella pallamano può sempre succedere tutto, insomma ci sono sempre ancora 67 secondi da giocare con 2 gol di vantaggio proprio in favore della formazione del Camerano, ma naturalmente c'è il possesso palla per il Camerano perché il time out è stato richiesto dal Camerano, quindi possesso palla per il Camerano, quindi 2 gol di vantaggio più palla in attacco per il Camerano a 67 secondi dal termine. Campus Italia quindi che si appresta ad aver ottenuto la terza sconfitta consecutiva, ma chiaro che questa probabilmente è anche una sconfitta dal sapore un po' diverso rispetto alle altre, perché insomma è stata in partita con una squadra che mira alle alte sfere di questa graduatoria, per lungo tempo l'ha tenuta sotto nel punteggio anche di 5 reti, quindi ci sono da lodare anche delle prestazioni individuali tipo quella del portiere Scarcelli, quindi insomma credo che ci siano dei dati positivi al di là della sconfitta in questa gara da analizzare in settimana per il tecnico Trillini. Tiro e gol intanto realizzato da Andreotta, quarto centro, 28-29 a 26 secondi dal termine, anzi 23 secondi, attacco a tutto campo per naturalmente il Campus Italia. C'è il fallo, resta in attacco quindi il Camerano, 13 secondi e un gol di vantaggio per chi attacca. A tutto campo la difesa del Campus Italia, la conclusione respinta, 2 secondi, bisogna solo tirare, lo fa in questo istante il portiere albanese. Si chiude qui la partita con gli ospiti che vincono 28 a 29, quindi sicuramente gli applausi del pubblico sono per gli atleti vincenti, ma anche per gli sconfitti, perché poi quando si perde di un gol naturalmente la prestazione non può essere che essere identificata in maniera positiva, anche quella dello sconfitto, perché quando si perde di un gol è chiaro che
un pallone perso, un pallone parato, un rigore sbagliato può fare solo la differenza tra i due team, e quindi quando si va ad applaudire si applaude tutti in questi casi, quando si vince o si perde di uno. In questo caso ha vinto Camerano di 1, 28-29, primo tempo 16-15, gara molto equilibrata con degli strappi soprattutto nel punteggio, soprattutto da parte del Campus Italia che nel primo tempo è stata avanti anche di 5 gol sul 14-9 e sul 15-10, insomma dati positivi di classifica per il Camerano ma anche di prestazione per il Campus Italia. Direi che è proprio tutto con questa telecronaca. Andrea De Aloisio vi ringrazia e vi rimanda naturalmente ai prossimi appuntamenti con il Campus Italia. Continuateci a sentire perché insomma una bella esperienza quella del Campus Italia che continua ad entusiasmare anche qui il pubblico di Chieti, insomma, che sta continuando ancora con gli applausi. Alla prossima occasione, arrivederci.